Nonostante il caldo ed i mondiali, la macchina del cinema non si ferma. 5 titoli in uscita nel weekend, per ragazzi, per ragazze ed anche per un pubblico più maturo. 2 titoli di registi importanti. Porta la firma di Joe Dante, l'horror psicologico The Hall, che mette in scena in formato 3D 3 adolescenti che scoprono un buco nella loro casa, che nasconde una strana energia capace di dare forma a vita ai loro fantasmi interiori. Non sappiamo bene cosa sia. Chi sei? C'è nessuno! Per un pubblico femminile, invece, Jane Campion racconta con Bright Star la romantica e drammatica storia d'amore tra il giovanissimo poeta John Keats e la sua vicina di casa nella Londra del primo 800. Lui era un sognatore. Avete il libro delle poesie di John Keats? Mia sorella ha conosciuto l'autore e vuole leggerlo lei stessa per vedere se è un idiota o no. 2 sono le commedie. Per i più piccoli, La chiappa denti, ovvero la storia di un coriaceo giocatore di hockey interpretato dal muscoloso The Rock, soprannominato ironicamente la fatina dei denti per gli effetti devastanti dei suoi scontri sul campo, cui improvvisamente spuntano le allucce da fatina. Sassa rimpicciolente. Ma io non voglio rimpicciolire. Più adatta alle ragazze, invece, La fontana dell'amore, una commedia romantica ambientata a Roma, dove grazie ad una fontana magica che rende irresistibili, una giovane americana si ritrova improvvisamente con uno stuolo di uomini ai suoi piedi. Infine, per un pubblico più adulto, un film francese ispirato alla vita del produttore Humbert Balsan, Il padre dei miei figli, racconta luci e ombre del mestiere del cinema, con un tragico epilogo. Arrivederci a giovedì prossimo, naturalmente, su Primissimo.